Amici di Sardegna 1, bentornati alla nuova puntata di Piatti di Sardegna. Oggi una splendida giornata quasi primaverile. Il nostro viaggio itinerante ci ha portato sino a questo piccolo paese chiamato Pompu. Ora andiamo a scoprire cosa hanno preparato per noi gli amici di oggi. Da Pompu sono in compagnia della signora Giovanna che ci farà una breve carrellata dei prodotti che offre appunto questo paese e in particolare siamo all'interno di una casa campidanese. Quindi signora Giovanna, cominciamo subito. Quali sono i prodotti che troviamo in questa tavola? Ci sono i pomodori che appendiamo durante la stagione per tutto l'anno, così per avere per il brodo, per condimento. Dopodiché il pane? Ci abbiamo il pane, che è il pane di tutti i giorni, che facciamo una volta alla settimana e lo teniamo tutti i giorni. C'è il cocoi, c'è il sushi vraju, e c'è sagosteda e c'è sagarroga, che facciamo per i bambini. Dopodiché qui davanti a noi abbiamo un pane particolare, specialmente per le decorazioni che ha. Come vedete appunto questo ha della cannella, del mirto, dei chiodi di garofano, del peperoncino e altre spezie. In quale occasione veniva fatto questo Natale pane? Natale lo facciamo questo, per un decoro, per la casa e lo facciamo per quei periodi. Dopodiché questo? La gallinella, è un pane che si fa per i bambini a Pasqua. Un altro sempre. La palma, che la facciamo la Domenica delle Palme, così come un ricordo del giorno. Signora Giovanna, continuiamo quindi con i salumi e con i dolci. Questa è la salsiccia che si fa in casa e stagionata. Dopodiché il classico pan isava, che si fa per le feste, e gli amaretti. Gli amaretti che si fanno per le feste lo stesso. Bene, andiamo ora a vedere, ringraziando la signora Giovanna, quali saranno i piatti di oggi. Ci siamo spostati ora in quest'altro tavolo, che sarà appunto il tavolo della preparazione del piatto di oggi. Innanzitutto presentiamo la signora Anna, buongiorno. Buongiorno. Signora, quali saranno i piatti di oggi? Il piatto di oggi, come piatto che devo preparare io, è la treccia di agnello, è praticamente sagodra di angioni con prisucci, ed è la treccia di agnello con i piselli. In quale periodo veniva fatta questa treccia? Il periodo che veniva fatta era nel periodo di Natale, il periodo di Pasqua, che si uccidevano gli agnelli, e allora come parte dell'intestino, che prima non si scartava niente, con un sapore buonissimo che c'ha, si preparava la treccia. All'interno quindi cosa c'è? All'interno c'è l'intestino dell'agnello e poi va lavorato con le budelle dell'agnello. Bene, andiamo quindi a scoprire quali sono gli ingredienti di questo primo piatto. Allora, la treccia, i pomodori secchi, il prezzemolo, l'aglio, la cipolla, il porro e l'alloro. E con la signora Anna procedo ora alla consegna del grembiule ufficiale di Piatti di Sardegna. Prego quindi la signora di indossarlo, dopodiché faremo vedere le fasi di preparazione del piatto. Signora Anna, quindi come si prepara la treccia di agnello con piselli? Allora, si mette a soffriggere la treccia insieme a un pochettino d'olio in una casseruola. Poi si prepara il soffritto con cipolla, prezzemolo, aglio. Si fa soffriggere piano piano. E dopo che ha insaporito un po' con la treccia, si aggiunge i pomodori secchi tagliati a pezzettini.
si fa insaporire ancora un pochettino con i pomodori secchi, poi si mettono i piselli, si mette un goccino d'acqua e si mettono due o tre foglioline di alloro e si mette il coperchio, si mette a fuoco lento e si lascia andare. Per quanto tempo? E circa una mezz'oretta buona. Quindi dopo mezz'ora il piatto è pronto. Sì. E dopo aver visto quindi come si cucina la treccia d'agnello in compagnia delle signore Armida e Malfina, a me faceva piacere, insomma, curiosità, vedere proprio come si prepara. Eccoci ora pronti per presentare il secondo piatto di oggi. Innanzitutto però vorrei presentare le due cuoche, la signora Luigina e la signora Elvira. Pregherei anche la signora Elvira di indossare il nostro grembiule ufficiale di Piatti di Sardegna. Grazie. Io andrei ora a scoprire con la signora Luigina come si chiama questo secondo piatto. Allora, simbo fritta. Che significa la semola? Semola fritta. La semola fritta. Quali sono gli ingredienti per preparare questo piatto? Allora, la semola, la salsiccia, la pancetta e samusteva, diciamo noi, il filetto di maiale e un po' di un goccino di olio d'oliva e il porro. Il porro e l'acqua, il sale. Prima c'è l'olio d'oliva e poi si tagliate a pezzettini piccolini, si mette la pancetta e la samusteva e la salsiccia. Si fa rosolare tutto e poi si aggiunge il porro tagliato da sottile e si fa rosolare ancora un altro pochettino e dopo che è tutto rosolato si versa l'acqua e si fa bollire almeno una decina di minuti. Dopo che ha bollito un po', quel tanto, si versa la semola e il sale che serve. Eccomi ora in compagnia del sindaco di Pombo, Marco Azzei. Intanto grazie per averci invitato e ospitato nel vostro paese, che è Pombo. I piatti di oggi sono sicuramente piatti tradizionali, hanno un'origine particolare? Ma intanto ci troviamo in una casa privata del centro storico di Pombo, una casa che rappresenta un po' anche la nostra tradizione, la nostra cultura. È una casa che avrà all'incirca 2 secoli di vita, probabilmente anche 3, e quindi diciamo che le tradizioni culturali e quindi anche che riguardano l'aspetto della cucina sicuramente sono ben antiche. Oggi sicuramente sono stati presentati 2 piatti che sono tipici del posto, però noi così in qualche modo consideriamo tanti piatti che ci portiamo dalla vecchia tradizione, per cui cerchiamo anche di promuoverne alcuni che in qualche modo possono essere anche rappresentativi. Sì, a questo proposito, organizzate qualche sagra, qualche manifestazione in particolare per rivalutare anche questi piatti tipici? Sì, stiamo ormai organizzando da diversi anni la sagra che si intitola Suvai Puntini Puntini e ogni anno abbiniamo al pane, che è il prodotto tipico di Pombo, così statisticamente ci sono circa 20 di famiglie ancora che producono il pane in casa, e quindi ogni anno abbiniamo al pane tipico un prodotto magari locale. La prima sagra l'abbiamo inaugurata con i funghi della zona, poi la seconda l'abbiamo fatta con i prodotti dell'olivo e quindi poi la terza l'abbiamo abbinata con il savezza esattizio, no? Quindi la carne di maiale. Per cui adesso la prossima probabilmente sarà una sorpresa, quindi essendo una sagra pai puntini puntini vediamo di abbinarla a un prodotto sempre tipico del luogo. E come vedete i nostri 2 piatti di oggi sono pronti, fumanti. Una curiosità che mi hanno rivelato dietro le quinte, che la semola fritta si può mangiare sia calda che fredda. Fredda quindi viene tagliata a pezzettini quasi come se fosse una polenta, no? Quindi ringraziamo le 2 cuoche di oggi, la signora Anna e la signora Elvira a fianco a me. L'amministrazione comunale nella figura del sindaco Marco Azzei
Eccolo lì in fondo e tutte le persone di Pompu che oggi sono volute intervenire a questa puntata di oggi. Perciò da Piatti di Sardegna a Pompu è tutto, ci vediamo domani con un'altra puntata. Ciao a tutti!